organizziamo. Massimo Zona viene da Calvi, Vecchia. Dopo lo... ma te lo faccio dire, ma mi distrae sempre. Massimo Zona che ci raggiunge dalla provincia di Caserta. Sì. Facciamo prima. Ok, due poesie per te. Allora, Calvi di Sorsa è in provincia di Caserta, Caserta Nord. Dal mio accento si sente che non vengo da Como, infatti vengo da Roma. Sono uno dei pochi immigrati da Roma in giù, però sono molto contento di essere. Ho fatto tanti anni fa per amore e ancora oggi rimango a Calvi Risorta. Per le nostre strade, ultimamente, vediamo parecchi di questi ragazzi neri che vanno in giro, per una Calvi Risorta ce ne sono molti anche nei dintorni, vanno in giro senza uno scopo preciso e onestamente ti toccano il cuore quando li vedi. Allora ho composto una piccola poesia in dialetto romanesco. Si intitola Amico Nero. Ti vedo tutti i giorni per la strada, che passi avanti e indietro per la via. La conosci per bene, sta contrada, la conoscenza meglio della mia. Sta vita, se capisce, non t'aggrada, ma l'hai dovuta scegliere, così sia. E mentre tiri ar vada come vada, senti che manca il sogno e la poesia. Passi e ripassi, il desiderio mio è quello d'abbracciarti col calore, col cuore tuo vicino a quello mio, e che s'abbraccio dato con amore, col miracolo che può fa solo Dio, ci scambiasse fra noi puro il colore. Ma Dio non è d'accordo, da gran saggio, che ad essere bianchi mando star vantaggio. Ecco, bravo. Questa invece è una poesia d'amore a una persona che ho amato tanto e che solo ultimamente sono riuscito a dirglielo praticamente. Intitolata Raccontami ancora. Raccontami ancora le storie, con lo sguardo dolente dagli anni buttati alle spalle, e io, accovacciato al tuo letto, che più non rammento confuse regini e castelli, ma solo la scarna tua mano a toccarmi i capelli. E quando, più grande, la tua luce avvertiva ai miei sguardi il bisogno notturno di un bacio di me, ritornato ben tardi. Adesso, che anch'io sto imitando il tuo sguardo dolente, più volte s'affianca ai miei passi quel profumo di viola e di rosa che appartengono a te, grande donna, la mia splendida nonna. Ah, che bello. Stavo dicendo, partecipi al nostro premio San Valentino, è finito con un finale così, non possiamo fare niente più, perché è un amore bellissimo, ma non per una donna. Ok, questo è per te, per aver partecipato, è una nonna, non una donna. È una donna sì, però... Grazie, grazie.